I carabinieri di Recuaro Terme sono riusciti ad acciuffare una donna rea di aver commesso una serie di furti e danni di persone anziane. I militari, dopo una lunga e articolata attività investigativa, sono arrivati a CH, quarantenne vicentina residente a Valdagno. Per lei è scattata la denuncia per un numero elevato di scippi effettuati in supermercati, esercizi pubblici e per strada. Lo schema era sempre lo stesso: le vittime donne dai 72 agli 82 anni. La vicenda, portata a conclusione nella giornata di ieri, 1 agosto, parla di una serie di furti di portafogli avvenuti nei mesi di maggio e giugno. I militari hanno svolto una specifica attività d'indagine per risalire all'autore di 7 furti denunciati da altrettante cittadine. Le malcapitate hanno dichiarato di aver subito la scomparsa del proprio portafogli contenente somme di denaro, carte bancomat, mentre erano intente a fare acquisti. I militari sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, mettendo in correlazione 7 furti perpetrati, tutti ai danni di donne anziane, rispettivamente presso un negozio di generi alimentari, in Canonica, in pieno centro, in 2 occasioni presso un noto supermercato, presso un negozio di acconciature ed infine presso un negozio di calzature ai danni di una commessa. Lo scippo ha portato in tasca alla donna diverse somme tra i 20 e i 300 euro, in 3 casi anche le carte bancomat. La stessa denunciata utilizzava le carte frutto del furto per compiere piccoli prelievi di denaro con sistema contactless. Prima che le tessere elettroniche fossero bloccate, sono stati sottratti 250 euro. Gli elementi investigativi raccolti hanno permesso di denunciare la donna per furto con destrezza e indebito utilizzo di bancomat.